Dopo una serie di problemini ci proviamo ad essere live, sono le 11. Ma va bene, ci proviamo un po'. Vediamo come va. Vabbè, purtroppo non riesco più a vedere la chat per questioni di spazio. Da sistemare questa cosa. Non da OBS, da Streamlabs intendo. Non ha un senso logico, ma va bene. Ok. Posso fare con calma da qui, direi. Ah, va bene. Piove, piove, piove tanto qui da me. Da stamattina, anzi da ieri notte. Domani anche pioverà. Aggiungiamo messaggio di partenza alla chat di Telegram. Ok. Dopo un po' di problemini anche questo pomeriggio, speriamo di non crashare. Non sono crashato il pomeriggio, ma ho dovuto chiuderla perché la Scream non riuscivo proprio a sostenerla per questioni di connessione, più che altro. Adesso vediamo. Vediamo un po'. Spero che tenere Twitch aperto per rivedere la chat e non mi dia problemi. Addirittura. Eccoci, eccoci, eccoci. Forse abbiamo avuto qualche problema di audio anche. Ma adesso dovrebbe andare tutto come deve. Ok. Oh mio Dio, quanti messaggi. Devo disattivare l'audio. Continua a piovere tanto. Era anche di sotto la pioggia. Ehi! Vi prego, disattivatelo. Come si fa? Come si fa? Non trovo un modo per disattivare. Si può disattivare il segnale audio della chat Discord? Va bene. Vi prego.
Come si fa? In qualche canale si può fare in qualche modo. Silenzia il server. Ah. Impostazione delle notifiche, interessante. Posso silenziare tranquillamente il server. Toc. Fatto. Non dovrebbero esserci problemi. Ok. Forse sentite anche la pioggia, è possibile che la stiate sentendo. Dalla porta di là. Ma va bene, dai, noi adesso non ci facciamo problemi. Partiamo subito così. Con un bell'Overwatch. Cerchiamo di riprenderci un po' di punti, ragazzi, dai. Ci proviamo. Odio questo fatto di avere il secondo schermo, ma non riesco ad estendere la chat. Fino a ieri riuscivo. C'è stato un leggero aggiornamento di Streamlabs OBS e non mi permette di avere la chat per questione di spazio. Cosa molto triste. Quanto piove, mio Dio. Spero solo di non crashare. No, ci proviamo. Questo è ranked in solo queue. Non che sia freddo, ho giocato un pochettino a pomeriggio, però devo riabituarmi, come dire, al frame rate, in quanto con lo stream si abbassa un pochettino. Pure la fluidità viene a calare. Speriamo bene. Eccolo lì, buon Gridor. Pomeriggio ho cercato di streamare la scrim, ma era invivibile. Ho streamato penso un quarto d'ora al massimo una partita. Pioveva. Piove anche adesso. Se sei entrato solo ora, non so se hai sentito l'acqua, ma i temporali brutti, sì. Penso che sino a 2-3 minuti fa si sentiva dal microfono. La pioggia perché era veramente potente, la sentivo attraverso le cuffie. E quindi forse adesso sì, è iniziato leggermente a finire di piovere. Spiove un po', ma finire di piovere proprio no, anzi sì, spiove sì, ma ricomincerà tra un bel po'.
Dovrebbe ripiovere stanotte, stando al meteo. Ce la portiamo avanti fino a domani. Era proprio un problema... era un cerchio. Era proprio un problema di connessione. Non riuscivo a sentire i ragazzi sul Discord. Ho dovuto per forza chiudere perché in quel caso... la scream, diciamo... diventa più importante. E per cui io non sentivo proprio le call che faceva, essendo che è importante discutere, parlare, comunicarsi in team per quanto riguarda le scream, ho dovuto chiudere perché veramente non li sentivo. Non li sentivo proprio. Soprattutto quando giocavamo dive e c'è Winston che deve fare le call, io devo seguirlo. È impossibile. Poi quando ho switchato la chat, ho switchato off la stream, bene o male, sembra si sia stabilizzato un po'. Adesso vediamo, faccio una mystery giusto un attimino per riscaldarmi ancora un po' e per vedere come gira. Però sono curioso di sentire. Pioggia c'è, per piovere piove, la sento. Vediamo un po'. Se no, Gritor, più tardi... Ok, ho letto adesso il messaggio che hai scritto. Qui si stanno parlando. Ci becchiamo Wilson. Vediamo quanto gira. Altrimenti, dicevo Gritor, possiamo provarci un'altra volta l'arcade per vedere se ce la facciamo. Intanto io prendo il punto. Bene. Io dealing. Vabbè, vado a prenderle da solo. Intanto qualche laggata me la tira. Poi ho un altro problema, per la miseria. Non so cosa sia successo a Streamlabs. Praticamente fino a ieri tranquillamente riuscivo a vedere la chat accanto al video, come da programma. Adesso ha fatto un aggiornamento e non riesco a vederla per questioni di spazio. Cioè, essendo che il monitor che ho, il secondo monitor che ho, diciamo in 4 terzi, è più piccolo, più stretto. Quando riduco la finestra, non la vedo, vedo soltanto lo schermo. Se la faccio scomparire, è chiaro che non la vedo. Ma se la faccio ricomparire, anche se la finestra è ridotta, non me la fa vedere. Non lo so. Persino se allargo la finestra. No! Mi ha tirato fuori, io stavo killando. Però qualche laghetta me la tira, 40 fps, 50. Ma sa perché anche questo? Perché per via di questo problema... No, non è quello. Per via di questo problema che non riesco a vedere la chat, devo tenere le Twitch aperto per vedere la chat. Perché non riesco? Non c'è nessun altro modo per farlo. Cioè, dovrei tenerla così. E nemmeno riesco a vederla, mannaggia. Se metto lo schermo intero, non la vedo. Se riduco lo schermo e allargo la finestra in modo che
mi entra leggermente sul monitor primo, riesco a vederla. Per questione di spazio. Se no devo tenerla così e basta. Non vedo alternativa. Perché non posso rischiare di tenere Twitch aperto. Mannaggia. Va bene, dai. Faccio così. Chiudo la stream da Twitch e la vedo leggermente a schermo, come dire, diviso. C'è una parte del programma della finestra è aperta nel primo schermo, ma non me ne frega niente effettivamente. Sì, la chat la vedo, è più grande. Non so perché me ne... È come se mi intendesse la finestra macro. Non ha senso questa cosa. Cioè, ti spiego anche perché non la vede. Perché quando sposto da schermo 1 a schermo 2, la chat, che l'ho aperta nello schermo 1 perché nello schermo 2 non riesco a vederla, me la mostra grande. Perché c'è una risoluzione differente quando la passo da uno all'altro. Quindi mi rimane con la risoluzione grande. È un problema stupido e che però mi compromette un po' la situazione. Devo vedere cosa fare. C'è sicuramente risolvibile tutto ciò, Però... Non so se volevo essere arrestato, ma io l'ho arrestato comunque. Lo so cosa... Viene da me, viene da me! Abbiamo due mersi. Povera May. Aiuto. Oh, niente. No, aspetta. Cos'hai capito per modificare la finestra? Posso modificare la finestra, nel senso la grandezza della finestra. Posso farlo. Ma se io la metto a schermo intero, me la nasconde, perché per questione di spazio non riesce a estenderla. Capito? Se io invece metto il bordo della finestra, quindi non a schermo intero, e posso giustamente gestirla e me la mostra come sta adesso. Però deve essere leggermente spostata verso lo schermo 1, perché altrimenti non riesce a far vedere nel chat. Non riesce proprio a farmela vedere. Capito che intendo? Aspetta. Adesso che finisce la partita, ma non posso fare comunque niente. La risoluzione dello schermo è questa. È giusta. Cioè, io da ieri a oggi non ho cambiato niente. C'è qualche problema proprio a livello di monitor. Cioè, è successa spesso questa cosa. Se io sposto da una finestra all'altra, a volte mi si bugga e mi rimane la risoluzione dell'altro monitor sulla quale l'ho spostato. Una finestra qualsiasi. In questo caso i caratteri mi rimangono più grandi. Perché è come se la risoluzione si estendesse e rimanesse. Non si estendesse e rimanesse. Dello schermo precedente. Non è che non posso modificare la risoluzione dello schermo, ovvio che lo posso farlo. Però non è lo schermo, è la finestra che è rimasta in quella risoluzione. In quel caso. Ma non è questo il caso. Cioè. Qui è proprio una questione di estensione della finestra che non ha un senso. Che fino a ieri riusciva a farla questa cosa. Me la faceva estendere tranquillamente la finestra. I know.
Capito? Quello. Vabbè, mo che finisco questa partita, vedo se... E non è che è stato anche un problema di riavvio, perché comunque ho riavviato il PC e mi ha dato lo stesso problema. Cioè, a pomeriggio, quando ho fatto quel poco di stream, c'era lo stesso problema. Poi ho spento il computer, ma non è cambiato niente. Vabbè. Suicidiamoci. Non ci becco niente, non ci becco. Però perlomeno il frame sembra essere quasi stabile. Ah, la prima skin dell'evento è questa di Soldier. Skin dell'evento di quest'anno che ho trovato a pomeriggio. Bello anche il fucile dorato. No. Perché non c'è nessuno sul punto? What the fuck? Justice will be done. Nice. Dazzi in metro. Vabbè, dai, mettiamo fine a questa pagliacciata, perfetto. Vediamo se riesco a inventarmi qualcosa. Ovviamente se io lo uso qui esce tutto bene come deve. Provo a fare una cosa. Allora, cioè se... allora provo a spiegarti. Ecco, se io provo a c'è una freccettina che ti fa spostare il widget della chat, ok? Per allargarla. Se io uso questa freccetta, si apre la chat, ovviamente. A schermo, adesso sto parlando a schermo intero. Che faccio? Solo sul monitor 1. Prendo questa finestra e la sposto sul secondo monitor. Ok? Ora come ora, ovviamente, la finestra... ed è la grandezza di questo monitor perché era schermo intero. Allora, schermo intero non lo posso spostare, deve per forza ridurlo, quindi lo riduco. Apro a schermo intero su questo secondo monitor e mi nasconde completamente la finestrina della chat, il widget con la chat. Non mi dà neanche modo di farlo apparire. La freccettina non me la fa vedere proprio. Succede che se lo sposto da finestra sempre, me la fa vedere. Però, essendo che l'estensione della finestra è più grande,
mi rientra leggermente sul monitor 1. Il problema non è che mi entra nel monitor 1, viene e non me ne frega niente. Purtroppo no. Purtroppo no. Non si può fare perché è tutto compreso nella stessa finestra. Sto parlando della finestra di Streamlabs OBS, che è quello che utilizzo per streamare, appunto. Però non si può. Posso provare solo a fare una cosa. No, neanche. Il problema è che il widget secondario è quello della chat. Nel mio caso sarebbe primario perché io vorrei vedere solo la chat, che magari non vedo l'immagine, fa niente. Succede che se la restringo si nasconde automaticamente la chat e se la restringo da questa parte mi comunque sia nasconde quella, me la oscura. Perché è il secondario. Però non ha senso perché fino a ieri questa cosa la potevo fare. C'è stato un piccolo aggiornamento di Streamlabs, eh? O si è buggato qualcosa? Perché ti spiego. Io adesso non riesco a farlo neanche su. Se io riduco l'icona, me la nasconde. Non è che me la comprime. Me la nasconde completamente anche qui, sul grande schermo. Certo è che ovviamente, se c'è lo grande schermo qui, vedo tutto. Dunque. Vediamo un attimo. Io da editor devo riuscire a fare qualcosa. Vediamo un po'. No. Io pensavo che, cioè, è quello che praticamente faceva prima. Se lo restringe tutto nella finestra, ti fa, diciamo, ti inserisce tutto, te lo restringe, ma te lo inserisce tutto nella stessa finestra. Quando vai ad aprire lo schermo intero nell'altro monitor. Adesso invece devo solo capire da cosa dipende. Nient'altro. Però c'è un problema, sai? C'è proprio un problema a livello di schermo. Anche la. Scusa, fammi vedere un attimo la proprietà. Cioè, io vedo addirittura la barra di Windows più grande di quella che dovrebbe essere. Devo vedere cosa sta succedendo. Allora, scusami un attimo. Allora. Dunque. Cosa è successo? Allora, ecco, mi si è spostato. Allora, forse ho reso forse più o meno perché adesso mi si è spostato lo schermo. Cioè, allora, innanzitutto deve stare su due schermi. Credo che stesse su estendi. Dunque, cambio la posizione dello schermo. E no, non questo. Ok, allora. Ok, ora siamo su estendi. Ma teoricamente l'estensione.
Questo purtroppo sono solo cose che posso fare qui, pure in live, così da rendermi conto se riesco a leggere la chat. Allora, qui siamo 1920 per 1080, perfetto. Sul primo. E fin qua siamo d'accordo. Sul secondo, la sua risoluzione. Anche se c'è qualcosa che non mi convince. Allora, cos'è il link? Aspetta che mi si è buggato tutto. Ok. Ah, praticamente è un problema. Ma non penso sia legato a Twitch. Cosa? Non credo sia un problema di Twitch comunque. No, non sembra essere lo stesso problema che ho io. Anche perché dico sicuramente è una cosa recentissima. Recentissima in quanto c'è stato questo aggiornamento di Streamlabs. E non vorrei che sia stato appunto quello che ha modificato qualcosa. Allora, dicevo. Andiamo a vedere questi schermi. Ok. Questo è giusto. Se io invece faccio così. No. Ok. Allora, vediamo un po'. La modalità studio non serve. Vedi, praticamente sì, la perde subito. Vediamo se c'entra così. Vediamo, questo deve essere il minimo. Dovrebbe entrarci. Eh no, è lo stesso discorso di prima. Sì, ma ripeto, è probabile anche che sia il fatto dell'aggiornamento,
Non è detto che sia questo. Vabbè, dai, lo lascio leggermente a metà, tanto l'importante è che vedo la chat, non importa nient'altro. L'importante è che vedo la chat e se devo switchare la scena, mi sposto leggermente la finestra per vedere. Vabbè, faccio almeno una ranked, una, due, tre ranked, vediamo come vanno. Un complaint in che senso? Sarebbe? Poi quando riuscirò a procurarmi un monitor in 16 noni sarà sicuramente la soluzione. Comunque sì, per quanto vale controlli tu la chat, ci mancherebbe, però devo anche leggere insomma quello che mi si scrive, quello che mi dicono, mi si dice. Sì, magari provo anche, ma non è un problema, sicuramente è un'ottimizzazione, capito? Quindi c'è il fatto che sia più piccolo lo schermo più piccolo, la finestra più piccola, quindi che ti oscuri la chat, ci sta perché tu lo stai strozzando l'immagine, quindi è normale che qualcosa te la nasconde. Ma se guardo in giro, magari impostazioni, c'è anche impostazioni di visualizzazione, cose, trovo anche qualcosa magari relativo a questo. Però mi sta bene, dai. Così dico alla fine non è che non riesco a leggere, l'importante è che riesco comunque a leggere. 6 giorni per le ranked e io oggi ho perso 3 partite. Ieri ne ho vinte 2. Oggi ne ho perse 3 e ne ho vinta 1. Quindi sono punto di partenza sostanzialmente. Punto di partenza di 2 giorni fa però. Vabbè. Sì, dovrebbe adattare automaticamente, questo è fatto. È quello che praticamente faceva fino a ieri, in sostanza. Quello che faceva fino a ieri. Adesso non è che non si adatta, si adatta, però mi strozza la chat, me la castra via. Pazienza. Che intanto viene sempre a comunicarmi qualcosa o chiedere. Qual è statua? Che ho rotto? Cosa ho rotto? Aspetta. Io? Forse ho detto qualcos'altro. Non so, giuro, sto avendo un vuoto, non so neanche cosa ho detto.
Possibile, magari sto anche laggando, se ho tagliato qualcosa. Ok, vediamo come va sta ranked. Poi è possibile che... Sembrerebbe che non stia piovendo. Dicevo, è possibile che debba stoppare un attimo la live tra poco. E magari riprendiamo un attimo più tardi. Ti scrivo al limite. Dopo sta ranked, sì, dopo sta ranked stoppo un attimo. Poi nel caso ti riscrivo dopo, se ci sei, giochiamo a Rocket League. Che dici? Pensi di esserci nel caso? Dopo la mezzanotte? Come al solito non chiamiamo mai i target. Fammi il group. Mannaggia la miseria. Wilson, can you to call the target? Dai, dai. Cos'è? Cos'è? Dove l'avevo mandato? Can someone call a target? Perché non parla mai nessuno in chat? Perché? Zario, vediamo la mail. Ciao. Dai, raga, non possiamo farci pushare fin qua. Ma cos'è? Ci posso credere. Svegliamo un attimo. Da solo su un punto. Mannaggia. Perché? Buona Tracer, buona. Sai che c'ho quasi un altro ulti. Ma perché devo giocare con i Silver? Perché? Perché? Dai che siete tre, dai che siete tre. Ma dai, ma è possibile che non si riesce a counterare un Reaper? È possibile. No, che non è possibile.
Che cavolo sta... Perché? Perché ha preso di nuovo Winston? Perché? Perché? Lo scioglie Reaper. Lo scioglie. Idiota, ma perché? Rodog. Beh, Rodog non lo fida Reaper. Assolutamente. Perché nessuno parla? Perché? Perché? Madonna santissima. Perché? Perché esistono queste partite? Perché? Vabbè, che dobbiamo fare? Dastia хорошо. A дома лучше. Vergognoso, veramente. Vergognoso. Maledetti che possano essere. Sempre nella loro vita. E andiamo avanti e indietro con gli stessi punti. Avanti e indietro con gli stessi punti. 3 giorni fa erano gli stessi identici punti di cui sono oggi. Oh mio Dio. Cioè, c'è Reaper, no? Perché prendi Winston? Hai visto che all'inizio hai preso Winston all'inizio, hai visto che c'è Reaper, ti sta distruggendo. Perché lo riprendi dopo? Sì, era una comp. Era una comp. Cioè, soprattutto prendi Winston. Come ti permetti a non entrare in call e dire sto saltando su quello, seguitemi? E questo è il ruolo del Winston. Winston deve callare, deve fare le call.
Cioè, la gente non sa neanche cosa sono. Perché? Perché? Cioè, se tu prendi Winston e stai decidendo di fare il leader di questo match, di quella partita, tu sei il leader. Tutti devono seguire te. Se siamo Dive, Tracer si andava per fatti suoi. Winston, uno, non parlava. Due, ha preso Winston, visto che l'ha sciolto Reaper. Ha switchato Reinhardt, non ha fatto niente. Secondo round, secondo la mappa, mi riprendi di nuovo Winston. Ma che stiamo scherzando? Impressionante, veramente. Incredibile. Poi c'ha Gold. A Gold non sanno counterare un Reaper un attimino più, diciamo, furbo. No, non ce la fanno. C'è questo Reaper che ti flanca dietro o ti distrugge. Lo vedi che spara, ti distrugge. Tu non riesci a counterarlo in nessun tipo di senso. È una cosa veramente incredibile. Ma la cosa più incredibile sono i maledetti punti del main che se ne vanno sempre più giù. C'ho di nuovo 250 punti almeno da riprendere. 250 no, 230. Vabbè, che ci dobbiamo fare? C'è proprio il destino, c'è poco da fare. Vediamo se sta piovendo. Si piovigina leggermente. Ma guarda, lo so, purtroppo è così. Così, perché poi becchi le lose, non te ne esci più. La membership scende sempre di più. E quello è il mio problema. Non è la lose in sé da sola, è l'MMR il problema. Perché quanto più scende l'MMR, più fatica a risalire. Perché tu ne vinci uno, ne perdi due. Perché l'MMR è basso. Quindi ti matcha con gente con statistiche basse. E questo è il problema. Per far risalire delle MMR devi avere una decina di win almeno di fila. Cioè, mi è successo soltanto una volta sullo Smurf, 10 no, però se non sbaglio 6-7 almeno per farlo salire un po'. Solo una volta riusciamo a fare 9 win di fila di streak. Sì, era questa season. Le placement sullo Smurf, 9 win. Però è un vero peccato. Tutte di fila, tutte giocate tutte lo stesso giorno, una dietro l'altra. E veramente dopo 2 anni e mezzo quasi che c'è sto gioco e la gente è ancora vabbè, capisco che non tutti hanno iniziato a giocare sin dall'inizio. Persino io non è che ho giocato sin dall'inizio, ci ho giocato mesi dopo, quando lo comprai mesi dopo. Però se tu stai entrando in ranked, comunque sia, sei gold. Cioè, a gold va bene, rispetto a Diamond, a Master ci sono un sacco di errori e cose da rivedere. Però tu non puoi non avere le basi, soprattutto se decidi di giocare in ranked. Questo è il problema. Ma ci ricolleghiamo sempre allo stesso punto, alla stessa radice del problema, che le statistiche, se sono basse e tu le MMR basse, ti matcha con questi. Possono anche aver fatto 2000 partite, ma se le loro statistiche sono basse, perché la gente non sa proprio muoversi, c'è poco da fare. Se uno non ha le basi, non sa muoversi di conseguenza. Cioè, io magari con la scrim la settimana, col coach che ci sta dietro, che comunque adesso fa parte del team, dico, qualcosa è chiaro che la sappia in più rispetto a chi gioca la ranked tanto per. Beh, oggi facciamo la ranked perché mi piace il colore viola e clicco dove dice ranked. Cosa, che ragionamento è? Che senso ha? Vabbè. Oggi tra un problema e l'altro sembra proprio non essere aggiornata. Però per fortuna almeno il temporale sembra si stia allontanando almeno per adesso. Non so,
Forse più tardi provo a fare qualcun altro, perché peccato, ieri ne ho vinto due di fila. Pensavo di essere riuscito a risalire. Poi pomeriggio ne ho perse tre, vinta una, adesso non ne ho perso un'altra. Quindi a quanti fatti sono risceso esattamente gli stessi punti cui mi trovavo 3 giorni fa. Ne vinsi una, poi due ieri, quindi diciamo tre in tutto. Perse 3 oggi, vinta una. Quindi è come se ne avesse perse, diciamo, 2 più 2, no? E vinta quell'altra, ho perso un'altra oggi. Ci siamo azzerati. E vabbè. Sì, lo so che lo sai bene, purtroppo sono cose che sanno tutti. Però effettivamente nessuno riesce con tante persone che ci sono in Europa. Come si fa? Impossibile. Vabbè, al di là della scrim, della ranked, di quello che è, io per ora come ora, come ti dicevo, dovrei andare offline. Ho un attimo una cosa da risolvere adesso. A questo punto non so, se riesco comunque a saltare dopo, salto dopo un'altra stream. Se no, marchivata oggi, un'oretta e basta. Pomeriggio ho anche streamato un po' di, seppure non so la mappa, però abbiamo fatto un leggero stream della cosa, della scrim. Diversamente per oggi, tra problemi di temporale, problemi di chat, problemi soliti di game, e vediamo se è possibile pure che la stoppi qui la stream. Vabbè, adesso la chiudo comunque. Se riprendo più tardi, mando un messaggio su Telegram o comunque sia, al limite ti faccio sapere, vediamo di portare una cosa più tranquilla, un Rocket League, giusto per divertirci. Perché voglio cercare di risalire per riprendermi sto platino, però non so come fare, come muovermi, se farlo adesso, se farlo domani, vediamo un po'. Ci sentiremo, dai. E grazie sempre, come sempre, per essere stato qua, Gritor. La compagnia è sempre utile. Almeno insomma, sarebbe stato sicuramente più brutto giocare da soli. Abbiamo fatto una chiacchieratina. Se qualcuno si riprenderà questa stream, sentirà queste cose che sono importanti. Quindi, nessuna stream è fatta mai senza un senso o comunque sia da buttare giù nel cestino. Per cui, io video li salvo sempre, li carico tutti su YouTube. Anche questo verrà caricato perché diciamo che quest'oggi è stata una stream molto riflessiva sui vari errori che si fanno nel ranked, ma vabbè, dai. Coaching stream. Coaching stream on ranked. Dai, ci aggiorniamo allora, Gritor. La stacco qui. Dai, ciao ciao, bella.